Buonasera. Questo applauso è ben augurante e dico grazie a nome di quelli che saranno poi i protagonisti di questa serata. Quindi buonasera, benvenuti. L'Accademia Musicale Tollese è tornata a Tollo in questo splendido anfiteatro e questa sera, come nelle tradizioni dell'Accademia Musicale, questa prima serata è dedicata a tutti voi, a tutta la cittadina di Tollo, a quelli che sono gli ospiti, non risaltando comunque che l'Accademia Musicale Tollese è un patrimonio di questo paese, è un patrimonio di questo territorio, perché le cose che ci hanno fatto ascoltare negli anni passati e l'altra musica che avremo il piacere di gustare questa sera non possono che appartenere a tutti quanti noi, a tutto questo territorio, a questa regione, a questa provincia. E quindi io direi, prima anche di fare una presentazione, un applauso per questo patrimonio dell'Accademia Musicale Tollese. L'Orchestra Giovanile Europea è l'unica orchestra in Abruzzo composta dai migliori musicisti provenienti da 5 paesi europei che annualmente si riuniscono nell'Accademia Musicale di Tollo, centro in provincia di Chieti, molto famoso, famoso per il vino, per tante altre cose, oltre che per l'Accademia, per preparare una serie di concerti nelle migliori location e teatri della nostra regione. Nata nel 2005, l'Orchestra Giovanile Europea è una solida realtà in continua e inarrestabile crescita. Negli ultimi anni, grazie all'apporto del maestro Andrea Di Mele, talento musicale della nostra regione con competenze ed esperienze internazionali, tale programma è diventato sempre più un vero e proprio spettacolo musicale che abbraccia la vera essenza della musica classica, senza tralasciare le più belle composizioni di musica per il cinema riconosciuti quali capolavori contemporanei. La musica come linguaggio universale che si respira nella prima metà di luglio qui a Tollo è basato sulla presa di coscienza del fatto che la musica è un incredibile linguaggio comune per tutti i popoli di differenti culture, è un forte elemento di aggregazione tra i ragazzi con lo stesso interesse culturale. Lo scambio della conoscenza musicale tra i ragazzi di diverse età e cultura rappresenta in effetti la finalità del corso. Le partiture eseguite dai giovani musicisti sono assolutamente originali. Alcune partiture sono elaborate dal maestro Andrea Di Mele a seconda del livello di preparazione degli alunni del corso, soprattutto per i più piccoli. Infatti quest'anno, per l'anno 2018, l'Accademia Musicale di Tollo e il maestro Di Mele hanno voluto dare spazio anche ai giovanissimi artisti e hanno ideato la Junior Orchestra, nella quale sono stati ammessi ragazzi di età compresa fra i 10 e i 15 anni, addirittura alcuni di 8 anni con particolare talento, che hanno conseguito un percorso di studi del proprio strumento da almeno 3 anni presso le scuole medie ad indirizzo musicale, le scuole civiche di musica o accademie private. Il campus si è svolto dal 3 all'8 luglio e si sono esibiti in un concerto diretto dal loro maestro, attento e premuroso, che ha ottenuto uno straordinario successo. La Junior è una sorta di vivaio artistico per la futura Orchestra Giovanile Europea. La concertazione e la direzione musicale della neonata Junior Orchestra e dell'Orchestra Giovanile Europea da oltre 8 anni è affidata alla prestigiosa bacchetta del maestro Andrea Di Mele, che ha con i giovani artisti dell'Accademia sempre un rapporto speciale che li coinvolge e appassiona.
Questo appuntamento è diventato un appuntamento internazionale. L'anno scorso avevo provato a dire qualcosa di inglese, però poi qualcuno mi ha detto, dice, lascia perdere, fai parlare in inglese chi conosce. E allora abbiamo fatto ammenda dell'esperienza dell'anno scorso e quest'anno abbiamo una splendida fanciulla, Giulia, che questa presentazione ve la dirà in inglese, appunto per assumere quel carattere di internazionalità. Grazie. So good evening everyone. European Youth Orchestra is the only one orchestra here in Abruzzo region in which there are the best musicians who come from five different European countries. They annually meet in the Musical Academy of Tollo, our little country near Chieti, which is famous in particular for wine production. So they annually meet to arrange a series of concerts in the best theaters and location of our region. Born in 2005, European Youth Orchestra is a grounded reality that grows every year. In particular, these last years have been crucial for our program, thanks to the contribution of Andrea Di Mele, musical talent of our region with international competence and experiences. Music as a universal language is based on the fact that music is an incredible means of communication, which is common for every different countries and cultures. Music is moreover a strong aggregation element, and the purpose of this course is indeed the exchange of musical knowledge among people with different age and cultures. The scores played by young musicians are absolutely original. Some of them are developed and rearranged by Professor Andrea Di Mele for every level of competence of his students, especially for the youngest. This year, the Musical Academy of Tollo and Professor Di Mele wanted to give more importance to the youngest artists. For this reason, they created the Junior Orchestra, attended by 10 up to 15 years old students. This campus took place from the 3rd to the 8th of July, and all the kids have played in a concert directed by their professor. This concert has had a huge success. The organization and the musical direction of both Junior Orchestra are entrusted to Professor Andrea Di Mele, who has a very special and deep connection with all the Musica Academy musicians. Thank you. Grazie. Le cose non avvengono mai per caso, sono sempre frutto di un lavoro. E io voglio chiamare qui vicino a me la presidente dell'Accademia Musicale Tollese, nonché direttrice, Daniela Elisi. Accogliamola con un applauso. Grazie Nicola. Buonasera a tutti. Allora, farò dei brevi e veloci ringraziamenti. Inizio con i docenti tutor dell'Orchestra Sinfonica Giovanile Europea. Piero Binchi ai violini primi, Antonio Pirozzolo ai violini secondi, Olga Morin alle viole, Claudio Marzolo al contrabbasso, Adolfo Di Mele alla tromba, Guglielmo Palazzese trombone, Giuliano Melchiorre corno, Roberto Torto clarinetto, legni e flauti. Ha fatto tutto Roberto quest'anno. E poi per finire Danilo Di Vittorio alle percussioni. Un applauso, grazie. Ringrazio il direttore d'orchestra Andrea Di Mele, che con la sua passione e la sua dedizione da numerosi anni ormai si dedica all'Orchestra Sinfonica Giovanile Europea. Ringrazio il sindaco Angelo Radica e tutta l'amministrazione comunale che è qui presente. Ringrazio tutte le persone che hanno aiutato me con l'organizzazione di questo meraviglioso progetto. Innanzitutto i miei più stretti collaboratori Marco Patrizio ed Anthony Rosa, senza i quali non avrei potuto, insomma, organizzare tutto questo progetto. Poi ringrazio Orfeo Patrizio, Dino De Marco, Diego Tiberio, Stefania Nanni e Mariana Rendinocchi.
Adesso ringrazio i rappresentanti delle scuole estere e li chiamo qui. Iniziamo con l'Ungheria, con Esther Maiteni, la delegata dell'Ungheria, perché Katalin Zakar, la direttrice, purtroppo non è potuta essere presente. Adesso Esther farà un breve saluto. Grazie, buonasera a tutti. Questa è la decima volta che noi siamo qui e i nostri allievi, i professori sono qui. E anche quest'anno siamo stati ospitati di nostro amico Dino De Marco. Vorremmo ringraziare prima per lui. Vieni qua, Dino. Non vuoi venire? Vorremmo ringraziare pure il sindaco di Tollo, questa bellissima esperienza, bellissima città. Ringraziare per te adesso, voi che lavorate tantissimo sempre, e ci vediamo, speriamo che voi venite di nuovo in Ungheria come ottobre scorso, e auguriamo tutte le buone cose. Grazie Esther. Grazie. Anche per Diego, se c'è. Diego. Va bene, allora prossima volta facciamo un applauso pure a Diego. Grazie mille, buona serata a tutti. Adesso chiamo qui la direttrice della Polonia, Romana Cugera. La direttrice del Conservatorio della Polonia, un membro molto numeroso della nostra orchestra. Buonanotte a tutti. I never said nothing about. About Italiano, but now I do it. Buonasera a tutti. Vorrei ringraziare per il vostro invito. Siamo molto felici e onorati di poter essere qua con voi. Ringraziamo il maestro Andrea Di Mele per l'opportunità di conoscere misteri e bellezza dell'opera italiana. Grazie alla direttrice Daniela Elisi e tutti gli amici della scuola che ci aiutanto Diego, Dino, Marco e Antonio. Grazie al sindaco di Tollo, Angelo Radica, e a tutte le famiglie che ospitano i nostri studenti. Siamo a Tollo per la seconda volta, crediamo di ritornare nuovamente per l'anno prossimo. Però vi aspettiamo in Polonia. Buona serata a tutti. E buon concerto. Grazie molto. Grazie, grazie mille. Adesso chiamo per la Repubblica Ceca Jan Fluger. Dov'è? Sta arrivando, un minuto. Eccolo che corre. Sì.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome. We are very happy to be here again in Tollo, and let me express our thankfulness to all the people who made this project possible, to those who contributed financially, to those who help in any way, and especially to those who organize it. They deserve a special respect for how they coped with the difficult situation that has arisen. And in my opinion, music can speak better than words can do. So let there be music. Enjoy. Ok, ringrazio tutti i presenti ovviamente a questa serata, in particolare gli organizzatori, l'orchestra e tutti coloro che sono dietro, insomma, questo grande evento. E afferma che la musica a volte dice molto di più di mille parole. Abbiamo finito con i ringraziamenti, passo la parola nuovamente a Nicola. Grazie. È un bel momento di integrazione. Da come correva il rappresentante della Repubblica Ceca, la potremmo iscrivere alla Miliani Couture il prossimo 12 agosto, quindi sicuramente è un bel passo. E questo è un modo per comunicarvi che nel territorio ci sono delle manifestazioni non solo di musica ma anche sportive, come appunto la Miliani Couture. Io sono un po' di parte quando ne parlo, ma spero mi perdonerete, ma anche la Miliani Couture è un patrimonio non di Miglianico ma di tutto il comprensorio, come un patrimonio questa magnifica serata. Dicevo, è un bel momento di integrazione e i rappresentanti delle scuole estere ci hanno già preannunciato che il prossimo anno ci saranno. Quindi sicuramente, Sindaco, noi cercheremo di accoglierli al meglio, quindi dopo la decima ci sarà l'undicesima e così via. Entrando così, dopo la parentesi dovuta, entriamo nel programma di quest'anno che vuole rendere omaggio a Gioacchino Rossini per il 150° dalla morte. E quindi per l'occasione si è voluto dare l'opportunità ai giovani musicisti di studiare e approfondire tre delle sinfonie tra le più eseguite del compositore pesarese e che forse più rappresentano Rossini nel mondo. Sinfonia dal Barbiere di Siviglia, versione originale, Sinfonia dall'Italiano in Algeri, sempre versione originale, Sinfonia dal Guglielmo Tell in versione originale, e poi, dopo la parte classica, la parte più moderna, di John Williams, Theme from Jurassic Park e Theme from Star Wars. Un ricco repertorio, sicuramente ci divertiremo. Adesso mancano i protagonisti, quindi io inviterei le scuole a venire per salire sul palco e accoglierei e chiamerei con un applauso la scuola di Saint-Andre dall'Ungheria. La bandiera è come la nostra, verde, bianco e rosso, quindi quando noi vediamo sventolare quella bandiera proviamo un po' di simpatia. E dopo Saint-Andre in Ungheria, Olomouc della Repubblica Ceca. E infine, da Rybnik, la Polonia. Questo vostro applauso testimonia l'effetto, l'affetto, oltre che per i ragazzi, anche per questa manifestazione. Quindi Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e poi l'Italia. Tanti ragazzi si sono ritrovati insieme sotto la direzione del maestro Di Mele, hanno sudato in questo caldo di luglio, ma questa sera saremo ripagati anche di questa attesa che forse è stata superiore al consentito.
I posti ci sono per tutti, Diego. Ragazzi prendono posto, accordano gli strumenti e io presento la prima opera della serata, sempre di Gioacchino Rossini, Il Barbiere di Siviglia. Il Barbiere di Siviglia è un'opera in due atti di Gioacchino Rossini sul libretto di Cesare Sterbini, tratto dalla commedia omonima del Marcias. Composta a Roma nel febbraio 1816. Il titolo originale dell'opera era Alma viva, ossia l'inutile precauzione. La prima rappresentazione ebbe luogo il 20 febbraio 1816 al Teatro Argentina a Roma e terminò fra i fischi. Ma alla seconda rappresentazione l'opera mutò in un grande trionfo. Prima opera della serata, Il Barbiere di Siviglia. Adesso aspettiamo lui, il numero uno, il maestro Andrea Di Mele. Vi ha salutato e vi saluterà con della musica celestiale. Thank you.
come inizio non male, anzi, benissimo. Seconda opera in programma, Gli italiani in Algeri, dramma giocoso in due atti. Il libretto è di Angelo Anelli, che riprende un dramma giocoso proprio dall'opera buffa, già musicato qualche anno prima da Luigi Mosca. La storia si ispira a un fatto di cronaca realmente accaduto nel 1805. Stendhal definisce quest'opera come la perfezione del genere buffo. E adesso, con un applauso, il maestro Andrea Di Mele. Fare molte volte i gradini su e giù, bisogna essere allenati, maestro. Sì, lo so che è giovane, chi fa musica è sempre giovane. Thank you.
Terza opera in programma, Guglielmo Tell. È l'ultima opera composta da Gioacchino Rossini
il quale lavorò per 5 mesi alla realizzazione di quest'ultima. Il libretto fu tratto dal dramma omonimo di Friedrich Schiller. La prima rappresentazione ebbe luogo al Teatro dell'Opera di Parigi il 3 agosto 1829. La seconda versione il 17 aprile 1831 all'Opera, mentre la prima italiana avvenne al Teatro del Giglio di Lucca il 17 settembre 1831. L'opera è molto famosa per l'ouverture, nella quale possiamo trovare momenti di serenità che contrastano con momenti più violenti e di grande foga impetuosa. L'andante pastorale con la melodia del corno inglese, contrappuntata dal flauto, la fanfara aperta dalle trombe e sviluppata da tutta l'orchestra in un finale trascinante. Signori, dirige il maestro Andrea Di Mele.
il linguaggio universale della musica che unisce, che abbatte le differenze, che accomuna tutti, che fa venire fuori i sentimenti più belli, quelli più veri, quelli necessari per cambiare e migliorare questa società. La musica è un linguaggio universale incredibilmente forte che abbatte tutte le distanze. Mi veniva in mente, mi diceva mio nonno buonanima, Angelo, perché non vai dal maestro Paolini a imparare la musica? E io gli rispondevo, ai aiuga pallone. Dopo tanti anni la fisarmonica non l'ho imparata e a pallone non posso più giocare. Peccato. Angelo, termina la prima parte di questo spettacolo e noi non possiamo non chiamare i padroni di casa, il sindaco e gli assessori che ospitano questa realtà musicale importante. Vice sindaco, assessore, sindaco, ti conoscono tutti, ahimè. Ahimè per loro. Sindaco, credo che sia motivo di orgoglio per un'amministrazione avere una realtà qui in questa cittadina famosa sicuramente per il vino, c'è la festa del vino domani sera, ma l'Accademia Musicale è una bella realtà che è un vanto, non mi dire che mi sbaglio. Ma innanzitutto basta guardare questo colpo d'occhio che dal secondo scalino non si vede e quindi questa è una struttura molto ampia che è difficile da riempire, però questa sera ci siamo riusciti. Ma io voglio dire, ricordo a te, ma perché tu sei, non è che ci sei venuto sempre, ma Diego se lo ricorderà, che noi dal 2012, da quando io faccio il sindaco, questa accademia è quasi sempre stata ospite della estate tollese, che noi chiamiamo un'estate qua, quindi non solo da 2 anni, ma credo che ora ho perso un po' il conto, quasi sempre. E io ogni sera che si esibisce l'accademia, che accade intorno dal 10 al 12 di luglio, rimango sorpreso da persona che non sa suonare come te, io non so nemmeno giocare a pallone, quindi sto peggio pure di te, e rimango sorpreso da come questi ragazzi, perché poi me lo sono fatto spiegare, studiano per un po' di tempo nelle loro città, nelle loro nazioni, vengono qui il 3 di luglio, suonano poi per singoli strumenti e poi c'è un'alchimia straordinaria che negli ultimi 3-4 giorni viene fuori questa forza del maestro di me. Questa forza che poi pare che studiano da 12 mesi insieme. Io ogni volta rimango sorpreso di questa cosa e quella è la cosa più bella. Noi abbiamo, lo dicevo anche durante il concerto della Junior, noi facciamo anche qualche sacrificio per ospitare l'Accademia, tutta la collettività. Però la facciamo volentieri perché una serata del genere e vedere Tollo dal 3 di luglio che si riempie di colori, di gioventù, di ragazzi, è una cosa impagabile, quindi vale molto. Al di là ora di questa serata, ma che è importantissima, ma vabbè, qualche stupido ci sta sempre, non può mai mancare, bisogna sempre farsi distinguere, quello non è un linguaggio universale, spero che sia un linguaggio solo di qualche persona. Voglio dire, quindi, stavo dicendo che al di là di questa sera è straordinario come questo paese per 10 giorni si riempie di gioventù, di colori, di cose belle. E io ringrazio Daniela, ringrazio tutti i collaboratori, ringrazio te, ringrazio Diego, ringrazio tutti quelli che rendono possibile questa iniziativa. Noi siamo molto orgogliosi, ce la teniamo stretta e vogliamo appunto che sia sempre, vada sempre avanti. E l'ultima considerazione, caro Nicola, faccio e oggi credo soprattutto in questo periodo, io poi sono un sindaco, non è che sono uno che passa qua o faccio, è ancora più importante in questi momenti in cui ci si chiude. Noi assistiamo in generale ad una chiusura dei confini, accade in Ungheria, accade in Repubblica Ceca, accade in Italia, accade in Polonia. E quando ci si chiude non è una cosa positiva. Secondo me oggi assume più valore di 10 anni fa,
di 20 anni fa un'iniziativa del genere, perché noi guardiamo com'è bello stare insieme. Io la prima foto che ho fatto è quelle bandiere. Quando stanno belle quelle bandiere insieme? La bandiera italiana, la bandiera ungherese, la bandiera polacca e la bandiera ceca. Quindi assume ancora un valore più importante vedere questi ragazzi, questi che, come diceva anche il vice sindaco prima di te, sono testimone, il linguaggio universale della musica, e vederli insieme è un segnale di positività. Io questa sera vado a dormire più contento di quando sono venuto qui, e quindi grazie a voi, grazie a tutti quanti voi, a quelli che rendono possibile questa bellissima iniziativa. Vice sindaco, un'esperienza in politica in un paese, ma questa realtà credo che esalti la voglia di fare. Sì, io sono, come diceva il sindaco, mi piace molto questa iniziativa, perché oggi più che mai abbiamo bisogno, in una società multietnica, etnica, che appunto tutte le persone convivano nel villaggio globale che è il mondo. E quindi la musica, appunto essendo un linguaggio universale, è uno strumento che può veramente unire tutti. Ne abbiamo una dimostrazione, il sindaco diceva che in pochissimo tempo questi ragazzi riescono a suonare insieme. Appunto questo ne è un esempio di questa universalità della musica. E complimenti per questa manifestazione, soprattutto a Daniela, che so che ha penato tanto quest'anno, però puoi essere orgogliosa del risultato che hai ottenuto. Grazie per averci regalato questa bellissima serata. Complimenti anche al vice sindaco. Qui alla mia destra c'è l'assessore alla cultura, che l'anno scorso, se ben ricordo, chiese al maestro Di Mele un impegno particolare, forse chiesto una cosa troppo difficile. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, ringrazio tutti i presenti di questa bellissima presenza, appunto un teatro all'aperto pieno, dei ragazzi stupendi. Sì, avevo fatto una richiesta al maestro Di Mele, perché ovviamente l'Italia è il paese della cultura, noi lo dimentichiamo sempre. La musica, oltre ad essere un linguaggio universale, diceva prima giustamente il presentatore, unisce. La musica non divide mai nessuno, la musica unisce soltanto. Io non mi intrattengo di più nel ripetere le stesse parole dette, però mi perdonerete se mi girerò di spalle nel rivolgere un ringraziamento a questi ragazzi. Good evening everybody. It's a very pleasure for this administration to have you in this little land that I've named Tollo, famous for red wine that I've named Montepulciano, and it's a very pleasure sent you and listen you for playing music of Rossini and the famous film. Thank you so much for our present and your present in this little room that I've named Teatro all'aperto di Tollo. Thank you so much, everybody. Grazie a tutti. Ha studiato il pomeriggio, ha dimenticato una cosa, Angelo. Non ha detto che è il paese che sta vicino a Migliani, il paese più bello del mondo. Bene, ringraziamo con un applauso l'amministratore, sindaco, assessore, vice sindaco. Complimenti a loro, buon proseguimento di serata, e noi continuiamo con la seconda parte. Passiamo da una musica, quella importante, creata da musicisti di fama mondiale, una musica più conosciuta, forse un po' più moderna, che comunque godiamo di questa musica. John Williams, direttore d'orchestra e compositore statunitense, è famoso e apprezzato per le numerose colonne sonore cinematografiche. Ha lavorato molto per il regista Steven Spielberg e per Chris Columbus e ha vinto 5 volte il premio Oscar per la miglior colonna sonora. La sua carriera inizia negli anni 50, quando compone alcune colonne sonore per televisione, ma è a partire dagli anni 70
che sono composti i suoi brani più noti. Lo Squalo, grazie al quale si aggiudica un Oscar e un Grammy Award, e nel 77 Star Wars, che gli permette di ricevere un secondo Oscar. Gli anni 80 si aprono con un nuovo enorme successo e un nuovo Oscar, E.T., l'extraterrestre. Nel 1994 vince il premio Oscar per la migliore colonna sonora grazie al film Schindler's List. Jurassic Park è composta un anno prima, nel 1993, e rappresenta l'ennesima collaborazione del compositore con Spielberg. Signori e signori, John Williams, Jurassic Park, Star Wars, sotto la direzione di Andrea Di Mele. Attenzione ai gradini, professore, piano piano. Il pubblico è con lei, i ragazzi l'aspettano. Iniziamo questa seconda parte, vuole dirlo adesso un saluto, lo facciamo dopo. Facciamo dopo. Adesso viva la musica. Thank you.
maestro Andrea Di Mele, molto simpatico, oltre che bravo. Io leggo qui adesso Satchmo. Se provo a dargli un'interpretazione dialettale, le Satchmo. Non so se devo leggere o non leggere, però siccome il contenuto è un po' intrigante, io spero che il maestro Di Mele mi perdonerà se leggo un qualcosa che non dovrei leggere, che doveva essere una sorpresa. Io mi prendo questo arbitrio chiedendo scusa in anticipo al professor Di Mele. Satchmo. Louis Daniel Armstrong, noto anche con il soprannome di Satchmo, è stato un trombettista e cantante statunitense. Armstrong è stato uno tra i più famosi musicisti jazz del XX secolo, raggiungendo la fama inizialmente come trombettista, ma fu anche uno dei più importanti cantanti jazz, soprattutto verso la fine della carriera. Viene considerato una delle più grandi e influenti personalità in campo musicale del Novecento e le sue innovazioni interpretative hanno permesso alla musica jazz di evolversi ed espandersi, aiutandola a diventare un genere celebre in tutto il mondo. In questa bellissima suite sinfonica vengono riproposte molte delle musiche più belle del compositore. What's a Wonderful World, When the Saints Go Marching In, St. Louis Blues e Lou Dolly. Professor Di Mele, se non ho sbagliato, venga, altrimenti venga lo stesso a dirigere questo gruppo magnifico provenienti da tutta Europa e dall'Italia, in un messaggio di unità, di integrazione e di bellezza. Prima che la incontro, che mi dà uno schiaffo, posso andare a sedere tranquillo. Grazie. Il professor maestro Andrea Di Mele. Thank you.
Bravi, allora, bravissimi ragazzi. Nico, tu muovi, fa parlare per forza. Vabbè. Ok, allora, vi ho esortato perché sentivo degli applausi. Ma questi ragazzi sono fantastici. Sono fantastici. Are you fantastic, guys? Allora, il nostro programma ufficiale sarebbe finito, naturalmente non finiremo così. Io volevo solamente dire una cosa, grazie intanto di essere venuti, io devo ringraziare assolutamente con grandissimo piacere il sindaco, naturalmente, Angelo che è stato sempre molto vicino a noi, sempre, 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 lo avete già detto voi, lo devo dire anch'io, mi fa molto piacere, tutta l'amministrazione, lo staff, Daniela, Diego, Marco, Anthony, tutti quanti questi ragazzi sono degli angeli custodi. Poi voglio ringraziare assolutamente tutti i docenti tutor di questa meravigliosa orchestra, hanno lavorato tantissimo, sono stati bravissimi con un caldo terribile. E volevo dire un'altra cosa, quelle tre sinfonie che avete sentito all'inizio, cari signori miei, qua ci sono tanti professionisti, tanti amici, tanti colleghi che vedo, oltre ai docenti tutor. Suonare le sinfonie di Rossini all'aperto e corrisponde a come volare col deltaplano, avete idea della leggerezza del deltaplano? Bello, bellissimo. Su una catena di montagne rocciose con aguglie acuminate, basta un alito di vento ed è la fine. Suonare Rossini all'aperto fa tremare i polsi anche alle orchestre internazionali molto, molto blasonate, anzi alcune si rifiutano addirittura. E come diceva il grande Toscanini, tutti lo sanno questa famosa frase, lo diceva in emiliano, io lo dico in italiano, fuori è bello giocare a bocce. Ma fare musica così... Però loro non avevano Angelo Venditti, questa è anche un'altra cosa. Grazie Angelo, il service audio della nostra orchestra, grazie Angelo. Loro non avevano né Angelo Venditti, ma soprattutto non aveva l'entusiasmo, la gioia, la forza, la tecnica, la passione, il cuore di questi ragazzi. Sono fantastici, sono veramente bravi, ve lo dico da musicista, sono bravissimi e quindi meritano un vostro ancora più caloroso applauso. You are great, guys, you are very great. It was very dangerous to play Rossini here, but you are great. Thank you so much. Professore, non facciamo finta, andiamo di là, noi vi richiamiamo. Rimanga qui e così. Lo facciamo dopo e richiamiamo il bis. Lo devo dire che è un bis, ma quello speciale. Allora me lo leggo, professore. Ho rischiato prima di prenderle. Non lo so perché qualcuno mi ha detto vabbè. Che poi mi piace quando leggo queste cose perché è cultura e quindi... A proposito della cultura, scusate, un'ultima cosa ci tengo a dirlo, vedete questi ragazzi, vedete questo progetto, questi tipi di progetti ce ne stanno tanti in Italia, questi ragazzi hanno un entusiasmo incredibile e la musica è grande cultura. Noi lo sappiamo. E io sono stufo di vedere la cultura umiliata da questo Stato. Sono stufo. Riesco, accendo la radio, accendo la televisione, questi giorni sono stato sempre qua e vedo e sento, correggimi se sbaglio,
che siamo stati capaci di offrire 131 milioni di euro a una singola persona perché è bravo a giocare a calcio. Ma ci rendiamo conto? E non si trovano 10.000 euro, 20.000 euro, 30.000, 40.000 per sostenere questi progetti per i nostri giovani? Ma per piacere, scusate lo sfogo, scusami. Meglio cambiare discorso, va? Per terminare la performance, l'Orchestra Giovanile Europea e il maestro Andrea Di Mele renderanno un doveroso omaggio al recente premio Oscar meritato da Ennio Morricone, quale compositore di musiche da film più importante della nostra epoca. E questo è un bis speciale, una suite sinfonica con alcune delle colonne sonore più belle scritte per il cinema dal premio Oscar Orgoglio Nazionale Ennio Morricone. Un compositore che ormai da anni è presente con autorità sulle GI di grandi orchestre blasonate di tutto il mondo, molto apprezzato da musicisti delle orchestre e dai compositori. Ebbene, questo di questa sera che ascolterete è un bis speciale, speciale perché è un arrangiamento scritto appositamente per questa edizione 2018 dell'Orchestra Giovanile Europea e dedicata proprio al maestro Andrea Di Mele dal compositore pescarese Andrea Manzoli. Manzoli, una particolarità inoltre di questa suite è il tema iniziale scovato dal maestro Di Mele di una colonna sonora di un film a molti sconosciuto dal titolo Metello, un tema di una bellezza grandiosa che per molti è totalmente sconosciuta. Seguiranno i temi, li riconoscerete, Giù la testa, Playing Love, Il pianista e il nuovo cinema paradiso. Voglio concludere leggendo questo. Hanno scritto dell'Orchestra Giovanile Europea: vedere e ascoltare l'Orchestra Giovanile Europea guidati dal maestro Andrea Di Mele è un'occasione unica e irripetibile, con un livello musicale e un coinvolgimento emozionale, Angelo, coinvolgimento emozionale fuori dal comune, un privilegio di pochi. È un privilegio per noi questa sera assistere a questo spettacolo. Il maestro Andrea Di Mele.
E adesso cominciano i bis. È timido. Andrea, dove sei? Fatti vedere, non ti vedo. Vieni qua. Vieni. Andrea Manzoli, il compositore di questa suite per noi.
Andrea Manzoli. Allora, buonasera a tutti. Io sono, innanzitutto una precisazione, il compositore è Morricone. Certo, lo sappiamo. Io ho adattato ciò che era già scritto perché ho perorato il progetto di Andrea e quindi niente, mi sono permesso così di... La musica spero. Si può arrangiare bene come si può arrangiare male, caro Andrea. Vabbè, come tutto. Grazie. Complimenti a tutti e veramente brava l'orchestra. Complimenti. Andrea Manzoli. Professore, no. Allora, intanto... chiediamo al pubblico presente con un applauso se si sono stufati o non stufati. Quindi loro vogliono tranquillamente continuare, non ancora arriva la mezzanotte, quindi abbiamo, poi domani comincia 13 luglio è la festa del vino a Tollo, quindi arriveremo belli gasati così. Allora, va bene, sì, in effetti sapete già cosa c'è adesso, ma la sappiamo anche noi. Allora, io volevo solamente dire, questi ragazzi fantastici, sono anni, alcuni di loro sono venuti qua che erano piccolissimi, erano poco più che bambini, 12 anni, 13 anni, e sono, alcuni di loro sono venuti... per anni e anni, poi hanno fatto la loro carriera, si sono diplomati, hanno fatto il primo livello, il secondo livello, girano l'Italia per suonare, per stare nelle orchestre importanti. Un esempio per tutti, quello che per noi è stato un bambino che ha iniziato con noi, Giulio Mennitti. Alzati Giulio, ha iniziato con noi perché era poco più che bambino, grazie Giulio. Ma Marta, Vittoria, Paolina, ma sono venute, ci sono tanti ragazzi stranieri, aspettiamo i loro figli, sì, vengono mamma e figli a suonare, come no. E niente, noi però abbiamo una sigla, in questi giorni abbiamo lavorato tanto, abbiamo studiato tanto, ci siamo divertiti, ci siamo scaldati, ci siamo... E a un certo punto, ieri, io ho detto... ragazzi, ok, il programma è fatto, il mio lavoro è finito, e allora a un certo punto mi hanno detto, ma come? Finiamo così? È la nostra sigla, il nostro cavallo di battaglia. Quindi, noi non possiamo non chiudere con questo bis che vi facciamo sentire adesso, perché è la nostra sigla, fa parte della nostra storia, quindi lo faremo adesso e per sempre. L'Orchestra Giovanile Europea, diretta dal maestro Andrea Di Mele. Thank you.
Orchestra Giovanile Europea, guidati dal maestro Andrea Di Mele, studenti provenienti dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, dall'Ungheria e dall'Italia. Vedere l'Orchestra Giovanile Europea guidati dal maestro Andrea Di Mele è un'occasione unica e irripetibile, con un livello musicale e un coinvolgimento emozionale fuori dal comune, un privilegio di pochi. Grazie per questa possibilità che l'Orchestra Giovanile Europea e il maestro Di Mele hanno dato a tutti noi presenti qui all'Auditorium di Tollo per questa uscita, prima uscita ufficiale. Bravi, bravi, bravi. Bravo maestro. Non so se verrà ancora richiamato il maestro, io ne approfitto per dire, intanto per ringraziarvi, domani sera a Chieti per la settimana mozartiana l'Orchestra Giovanile Europea si esibirà a Piazza San Giustino, sabato a Canosa, la piazza principale di Canosa, chiuderà questa tournée 2018. Ho detto bene? Bene. A Miglianico ci passa, Miglianico ci passa, è come se sta a Tollo, è come se fosse stata anche a Miglianico. Vogliamo provare ancora a fare un tentativo di richiamare il maestro Di Mele, che dite? Bis, bis, bis. Quando ci vuole, ci vuole. Voi volete ancora suonare? Sì? Do you want to sing again? Batterie si ricaricano con gli applausi che in questo momento sono veramente spontanei e sinceri. Grazie all'orchestra, grazie maestro.